Shopping delle notti di mezz'estate, siamo nell'ultimo venerdì e per fortuna, insomma, il tempo concede ancora spazio e modo di divertirsi qui nel centro storico di Osimo. Siamo con Lemon Bar, siamo con Martina, la intervistiamo mentre sta preparando granite, cocktail, cose di veramente coloratissime e gustosissime. Martina, quanti ne hai preparati stasera? Tanti, tanti, tanti. Più di 20, dai. Come no? Senti, il gusto che in pratica è più richiesto, dai. Il cocco, cocco e fragola. Granita, cocco e fragola, tutte e due insieme oppure divise? No, divisi, divisi. Senti Martina, allora, il tema di stasera è d'amore e d'accordo. Questa è una domanda da 100.000 punti, vai. Che dico? Siete in due a lavorare all'interno di questo bellissimo spazio, voglio dire, andate d'amore da... Guarda, la parola stessa dice che noi siamo una coppia, quindi andiamo d'amore e d'accordo. Quindi, allora siete in sintonia con il tema della serata? Certo, certo, ci mancherebbe. Molto in sintonia. Senti, Vittorio, allora a lei ho chiesto quanti ne ha preparati di granita, ha detto più di 20, sicuramente tu ne dirai altrettanto, quindi la cosa... Molti di più ne ho preparati, perché lei si era andata a fare una docetta, io invece sono rimasto qui a lavorare. Oh, e il tempo comunque ti viene a favore, eh? Sì, questo fine settimana forse andrà a piovere, però speriamo bene, via. Senti, a tempo di tico tico ti prepari le granite, io ti lascio lavorare in santa pace, ti auguro buon lavoro, buon divertimento e mi raccomando, tieni il ritmo quando shakeri, va bene? Ok, grazie anche a voi, una buona serata. Salutiamo Vittorio e Martina, grazie. Per shopping nelle notti di mezz'estate siamo in piazza Boccolino e siamo con la postazione del circolo fotografico Mario Giacomelli. Questo è un circolo Avis Mario Giacomelli, qui mi puntualizza Fabio perché lui è preciso, è una cosa precisa che bisogna sempre dire, bisogna puntualizzare ogni volta. Allora Fabio, già un'altra volta siete venuti in radio, avete spiegato quello che fate e quello che non fate. Mi sembra che vi state anche in questo caso divertendo, no, a fare le fotografie? Beh, naturalmente è un nostro hobby, quindi il divertimento è la prima cosa. Ma in pratica andate in giro, fotografate tutto oppure seguite qualcosa in particolare? No, fotografiamo un po' tutto l'evento e per poi proiettarle qui in piazza un po' per tutti, sia per divertimento ma anche per vedersi un po' durante questa festa. Allora, facciamo un piccolo resoconto. Quante fotografie avete scattato, su per giù, per queste tre venerdì di shopping nelle notti di mezz'estate? All'incirca sulle 300-400 foto a serata abbiamo fatto, però dopo abbiamo scremato, diciamo, quelle più belle, più caratteristiche, le abbiamo anche pubblicate sul nostro sito e anche sulla nostra amicizia di Facebook. Quindi chi è che vuole rivedere le foto le può tranquillamente vedere sulla nostra pagina di Facebook e può anche commentare, dire se sono piaciute, se quello che abbiamo fotografato è veramente interessante o soltanto, ecco, anche delle cose negative se ci sono. Poi se insomma non vi piacete come siete venuti in fotografia, ci pensa lei a ritoccarle? No, ritocco non c'è nessun ritocco su queste foto, infatti vogliamo pubblicizzare questa cosa, è lo scatto, cioè facciamo lo scatto e poi lo pubblichiamo subito, quindi non è che c'è il ritocco, c'è Photoshop, quindi si vede così anche la nostra bravura ed è come circolo. Ecco, allora un'ultima cosa, vabbè ci sta anche questo è bello la diretta, d'altra parte siamo in mezzo alla festa, eccolo qui, ci abbiamo anche il Gobbo. Allora, sentite il tema della... Anche la fauna. Sentite, presentatemi gli altri due che sono al tavolo, dai, gli altri tre anzi. Allora, abbiamo Carlo, ed eccolo, Massimiliano e Alessio. Ecco, loro sono gli addetti questa sera alla proiezione. Allora, tu sei? Serena. Allora, beata te, in questi tempi insomma ci vuole un po' di coraggio. Allora, io volevo fare un'ultima domanda, il tema della serata è... D'amore e d'accordo all'interno dell'associazione del circolo culturale, anzi circolo fotografico Avis Mario Giacomelli. Andate d'amore e d'accordo? Sì, sì, siamo tutti bravi. Ogni tanto c'è qualche screzzo, specialmente con Carlo, però se no cerchiamo sempre di andare tutti d'amore e d'accordo. Fabio. Sì, sì, ha ragione Serena, siamo un gruppo molto affiatato, ecco perché siamo tanti e facciamo tante attività. Bene, allora quest'estate
Oltre a collaborare a Casa Fidardo siete qui presenti ad Osimo, dopo dove andate? In ferie? No, faremo delle mostre qui adesso a San Sabino, poi faremo Sirolo, una rappresentazione e Calici sotto le stelle qui a il 10, sempre qui a Piazza Nova, ad Osimo. E in ferie non ci andate, insomma, ho capito. In ferie non ci andiamo. San Giuseppe. Per le feste patronali. Va bene, grazie, buon lavoro e buon divertimento. Circolo fotografico amatoriale Mario Giacomelli di Osimo, grazie mille. Grazie, grazie anche a voi e alla prossima. Wow. Per shopping nelle notti di mezz'estate siamo in un negozio storico di Osimo, siamo nell'Ottica Gentili, siamo con Gloria? Sì, Gloria. Grazie. Grazie a voi. Grazie per la disponibilità. Allora, dicevo un negozio storico perché è uno di quei negozi che, diciamo così, sono stati sempre punto di riferimento per quanto riguarda... generazioni praticamente, c'era mio nonno, mio padre e adesso io. Quindi è un pezzo. È un pezzettino, insomma, che siete conosciuti, insomma. Sempre poi di riferimento per le ultime mode, tendenze. Io volevo... Sempre all'avanguardia. Sì, sempre sì. Avanti. Sempre avanti. Io volevo fare una domanda. Ma questo occhiale con la montatura modello Clark Kent, dico, va ancora forte? Sì, va tantissimo. È uno dei modelli, diciamo, di punta di adesso, come occhiale da sole. Sì, sì, sì. Con la montatura sempre più grossa, sempre più grande. Gli occhiali si evolvono anche loro, quindi vanno anche loro sempre un pochino più grandi. Allora, in queste notti di mezz'estate, praticamente come sono andate le cose? Avete visto un afflusso, diciamo così, buono, discreto? Sì, abbastanza, diciamo, non è stato grandissimo, però diciamo gente è venuta a visitare sia i negozi che il centro storico e diciamo che non è andato male. Noi stiamo facendo un'intervista, ma dall'altra parte c'è il papà che sta facendo le prove con alcuni ospiti, alcuni turisti stranieri che si sta dando da fare. Oh, ma riesce a disbrigarsi bene? Sì, sì, papà è in gamba, anche se diciamo l'inglese non è il suo forte, però riesce a districarsi bene nel linguaggio. E questa è la forza di chi naturalmente è da anni e anni nel mondo del commercio. Vita. Questo sì. Allora, il tema della serata di questa sera per quanto riguarda shopping nelle notti di mezz'estate è d'amore, d'accordo. Sì. Andate d'amore, d'accordo, padre e figlia? Quello sempre, cioè uno è il braccio e l'altro è la mente, quindi no, non ci sono problemi per questo qua, cioè la famiglia è tutta quanta coinvolta in tutta la situazione anche logistica del negozio, quindi le decisioni le prendiamo sempre insieme. Diciamo che può essere definita la forza proprio di Ottica Gentili. Sì, sì, la forza del negozio. Bene, allora ringraziamo Gloria per l'Ottica Gentili per shopping nelle notti di mezz'estate. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Shopping nelle notti di mezz'estate, evviva, ce l'abbiamo fatta. Questa sera abbiamo Tiziana Epifani di Il Mercante di Storie. Grazie Tiziana, ti abbiamo tirato fuori dal negozio. Senti, io devo dire la verità, ho visto parecchie persone che stavano acquistando, che stavano vedendo, quindi sei soddisfatta insomma di queste serate, sì? Sono andate bene, sì sì, questa serata soprattutto abbastanza bene, insomma, ecco, anche le altre due c'è stata abbastanza gente e credo anche insomma nel corso qui, essendo in una posizione defilata, insomma, è anche difficile far venire la gente che però insomma... Queste tre serate, insomma. Però con le tue attività, con le tue iniziative, insomma, la gente l'hai portata qui in questo posto e sicuramente hai fatto riconoscere, ricordare e segnare proprio sul taccuino, proprio dove si trova il Mercante di Storie. Senti, l'ultima iniziativa è quella di questa sera, giusto? Ne parliamo un attimo, dai. Ok, e niente, c'è l'inaugurazione questa sera della mostra di Andrea Agostini, che è un illustratore di Falconara. E diverse volte che le facciamo ormai si è creato un certo feeling, diciamo, con lui, e la mostra rimarrà per tutto agosto, quindi chi vorrà insomma venire a visitarla poi è libero di venire. Questa sera c'è l'autore, gli altri giorni non ci sarà, però ci saranno le sue opere. Ecco, qui in libreria, giusto? Esatto. Okay. Senti Tiziano, un'ultima domanda e poi ti rimando dentro a lavorare perché devi mettere a posto tutto quanto, devi spolverare i libri. Quante volte rispolveri i libri, dai? Poco. Allora,
Senti Tiziana, il tema della serata è d'amore e d'accordo. Domandina finale: quanto è importante andare d'amore e d'accordo con i libri, ma soprattutto con i clienti, dai, con le esigenze dei clienti? Con i clienti è difficile, però è importantissimo, perché con loro si crea un feeling molto particolare e soprattutto loro si affezionano, insomma, a chi è dietro il bancone, e quindi sì, è importantissimo. Bene. Allora, ti auguro buon lavoro, ci risentiamo naturalmente per le prossime iniziative che tu hai preparato sicuramente da qui fino a Natale, già hai preparato tutto quanto sicuramente. Però la prossima la possiamo anticipare, il 9 agosto ci sarà la presentazione del libro Limbo di Melania Mazzucco, e a presentarla sarà Lucia Tancredi, che è una scrittrice di Macerata, che è insomma abbastanza nota. Va bene, grazie Tiziana, buon lavoro, grazie. Allora, siamo nell'ingresso della profumeria Patrizia per shopping nella notte di mezz'estate. Siamo in questo venerdì caldissimo. Io invidio questa ragazza che ho di fianco a me, perché riesce a manipolare, a strecciare, a intrecciare i capelli con... come si chiama quel ferro da stiro lì, scusa? Questa è una semplice piastra. Sì, con la piastra, ecco, che è buona anche per fare i toast, per fare i tramezzi. Cosa ci fai con la piastra, scusa? Oltre a stirare i capelli? Posso fare anche dei boccoli, un mosso particolare, qualsiasi ecco. Tipo di acconciatura. Allora, vi presento questa ragazza, si chiama Annalisa. Questa sera sta facendo questa performance proprio qui a ridosso del Corso Mazzini di Osimo. E non parliamo della modella, per carità, non la possiamo intervistare perché c'è un copyright sopra spaventoso, dovremmo pagare una cifra incredibile. Allora, senti Annalisa, invece parliamo di te, parliamo di cose serie. E tu questa sera praticamente sei qui per fare una dimostrazione, no? Sì, sto presentando delle acconciature, delle pettinature, delle nuove cose per il mio salone. Ecco. Il tuo salone che si trova? A Campocavallo di Osimo, in via Saragat, vicino alla gelateria. Vicino alla gelateria. Senti, ma via Saragat non la conosce nessuno. Anche questo è vero, però hai fatto bene a sottolineare il fatto che sta vicino alla gelateria. Quindi o vengono a comprare il gelato oppure a farsi i capelli, le cose sono due. Senti, a parte gli scherzi, ti volevo chiedere un'altra cosa. Da quando è che hai aperto questo salone? Da quando è che hai iniziato la tua attività? Ho aperto il 21 marzo del 2012, quindi poco più di 3 mesi. E da quant'è che ti diverti con i capelli degli altri? 10 anni. Ecco, quindi hai un bel curriculum alle spalle, no? Sì. Senti, lo slogan di questa sera è d'amore e d'accordo. Adesso io non so se tu vai d'amore e d'accordo con i capelli, con le clienti, con i prodotti, con il tuo salone, con chi ti sta vicino, però per te quanto è importante andare d'amore e d'accordo un po' con quello che ti circonda, dai? Beh, è importantissimo, io comunque amo il mio lavoro e senza quest'amore non potrei lavorarci, perché è importante. Senti, ti faccio una domanda, ma voi che siete parrucchieri, i capelli chi ve li fa? O da soli o delle colleghe, ai corsi. A pagamento sempre? No, noi gratuitamente. Va bene, Annalisa, grazie mille per la disponibilità, ti auguro buon lavoro, tanta fortuna per il tuo salone. Grazie. E naturalmente ti auguro anche di divertirti tanto, visto che ti piace tanto questo tuo lavoro, va bene? Sì. Grazie mille. A voi, ciao. Shopping nelle notti di mezz'estate in questo venerdì caldissimo, siamo riusciti finalmente a trovare 2 minuti di tempo per parlare con uno dei rappresentanti del Caffè del Corso. Allora, pure tu ti chiami Massimo poi? No, Giovanni. Giovanni, Massimo, no, Massimo è quell'altro. Allora, c'era uno che è latitante, che si imbosca sempre. Ecco, vabbè, tanto qui se non siete così, insomma, non ce li volete, no? No, esatto. Allora, senti Giovanni, prima di tutto siete, penso, abbastanza soddisfatti dell'andamento di queste 3 serate, no? Sì, molto, molto positivo. Ecco. Poi soprattutto questa sera, insomma, con il caldo che vi ha dato una bella mano. Sempre, il caldo ci aiuta. È sempre favorito, insomma. Si fa soffrire, ma ci aiuta. Ecco. Allora, senti, ti porto via pochissimo tempo, Giovanni. E, prima di tutto, un saluto. Lo facciamo a tutte quante le collaboratrici, le vogliamo nominare, dai. Sono tante, questa sera abbiamo Alessia e Rachele. Poi c'è Valentina che adesso è fuori per altri impegni. Sì. Poi vabbè, c'è Anna che è la moglie di Massimo. Poi ci sono 2 ragazze della mattina.
che sono Ombretta e Judith. Ecco, quasi al completo insomma questa sera. Sì. Poi c'è il latitante. Che... Dov'è? Dov'è? Non lo so, se nasconde, è timido. È andato a controllare la moto. Sì, sì. Senti, allora, lo slogan di questa serata è d'amore e d'accordo. Sì. Allora, al caffè del corso, quanto è vera questa cosa? Quanto è vera? Tanto vera. Ecco, cioè andate tutti d'amore e d'accordo? Sì, se proviamo sembra che vada bene, sono tanti anni che stiamo insieme, speriamo di continuare questo sodalizio, no? Bene. Perché tanto o si va così insomma o non si va da nessuna parte. Andiamo molto bene, se fosse un pelo un po' di più di lavoro andrebbe anche meglio, però va bene così. Vabbè, l'importante insomma è restare in piedi e soprattutto resistere e cercare di offrire degli stimoli giusti soprattutto per i vostri clienti, che voi naturalmente poi per quanto riguarda inventiva e fantasia insomma non avete nulla da invidiare a nessuno, no? Cerchiamo di creare qualcosa di nuovo ogni volta. Allora, senti Giovanni, io ti ringrazio molto del tuo tempo prezioso che ci hai regalato, ti auguro ancora buon lavoro, soprattutto buona estate, salutami il resto della truppa. La ciurma, sì, grazie. Grazie a te. Buona serata.